Ora vediamo il servizio su Badolato Guardavalle. Al comune Enzo La Rocca di Badolato si aggiudica il derby dello Ionio, l'11 del tecnico Matteo Sgro, grazie alle reti di Nesci e Chiera, entrambi realizzati su calci da fermo. Davanti a circa 300 persone che hanno assistito dalle gradinate ed incitato i propri beniamini. In tribuna il sindaco di Guardavalle Pino Ussia, l'ex presidente del Chiaravalle Peppe Maellare e l'ex sindaco di Isca Giovanni Mirarchi. Il Guardavalle continua la sua marcia in vetta alla classifica, a punteggio pieno insieme al Rosarno che è andato a vincere a Girifalco. Ma non è stata una vittoria facile per l'11 del Guardavalle che ha dovuto sudare le proverbiabili sette camicie per avere ragione dell'11, anzi 10, in quanto nel Badolato è stato espulso il centrale calabrese, uno dei migliori centrali di questo campionato. La gara si sblocca al 25esimo dal primo tempo grazie a questa punizione di Nesci che insacca al palo sulla sinistra di Chiefari. Il raddoppio arriva ancora su punizione con Chiera, che sorprende il numero uno locale con questo tiro. Nel finale il direttore di gara Vartolo della sezione di Locri non si accorge di questo fallo di mano di un difensore ospite e non concede il calcio di rigore. Ma sentiamo le interviste a Mister Folino secondo di Sgro, al dirigente del Badolato Autino e al sindaco di Guardavalle Pino Ussia ai microfoni di Franco Laganà. A Udine una partita vinta dal Guardavalle, qualcosa non va nel Badolato. No, buonasera innanzitutto. No, che non va, no, diciamo oggi la squadra ha fatto una buona prestazione, sicuramente è stata condizionata dalla precoce espulsione di Calabrese, che come ben sapete è un pilastro, un calciatore fondamentale nella nostra difesa, non come, solo come gioco ma anche come carisma, come presenza in campo. Da lì in poi sicuramente il Guardavalle ha avuto vita facile, ma non dimentichiamoci che ha tirato quasi per niente in porta. I due gol sono scaturiti tutti e due da calcio di punizione. Noi abbiamo avuto anche qualche calcio di punizione favorevole e il loro portiere in uno è stato veramente bravo. Poi sulla ribattuta c'è stato lì un rimpallo, non sappiamo se è stato preso con le mani o meno, ma è ininfluente. Noi abbiamo sicuramente fatto una buona prestazione, nonostante siamo rimasti in 10, ma diamo il merito anche a Guardavalle, che è una squadra ben attrezzata, ben guidata, sia dal punto di vista tecnico che societario. Quindi auguriamo un grosso in bocca al lupo al Guardavalle per questo proseguo del campionato e noi sicuramente daremo filo da torcere a tutte le altre squadre. Un Badolato che sicuramente punta alla salvezza. Sì, noi, come ho già detto in altre situazioni, pensiamo soprattutto a un campionato più tranquillo rispetto allo scorso anno. Abbiamo una squadra più attrezzata, c'è stato il ritorno di qualche calciatore che in passato ha dato veramente una marcia in più alla nostra società e alla nostra squadra. Quindi poi c'è il ritorno di Mister Calabrese e il nostro obiettivo è quello soprattutto di fare un campionato più tranquillo rispetto allo scorso anno, senza nessuna pretesa, di divertirci come lo facciamo da 50 anni a questa parte, facendo giocare anche dei nostri ragazzi che avete visto già in campo oggi, Paparo 2004, un Romeo 2004, Romeo 2002, un Mennite 2005, quindi questo è il nostro obiettivo da sempre. Di scendere domenicalmente, anche se quest'anno scendiamo di sabato in campo, e dando spazio ai ragazzi nostri, ai ragazzi della zona e a tutti coloro che vogliono far parte di questa grande squadra, grande famiglia che è la società dell'SD Badolato. Mister Fallon, una vittoria importante per il Guardavalle, tre partite, tre vittorie, quindi un derby che ha meritato di vincere. Sì, senz'altro, noi sapevamo già dall'inizio che questa era una partita un po' difficile, essendo un derby, e abbiamo incontrato un'ottima squadra, coriacea, ben messa in campo, che è riuscita a contrastarci, però penso che noi con la nostra esperienza, con i nostri giocatori che abbiamo, perché sono degli ottimi giocatori per la categoria, siamo riusciti a fare noi il risultato, penso meritatamente. Possiamo dire che l'obiettivo del Guardavalle è quello di vincere il campionato e tra le protagoniste.
All'inizio si dice sempre vince questo, vince quello, però il calcio lo sappiamo, tutte le partite partono da 0-0, noi viviamo alla giornata, sappiamo la nostra forza, sappiamo che possiamo, abbiamo degli ampi margini di miglioramento con il lavoro e l'applicazione di tutti, speriamo di fare un buonissimo campionato. Molto seguito alla squadra da parte dei tifosi. Sì, c'è una certa euforia, ci seguono anche negli allenamenti perché diciamo gli piace pure come ci stiamo allenando, e allora per noi è un piacere, è un motivo in più, sperando di fare bene con i ragazzi, che più facciamo bene più loro prendono autostima, che nel calcio è una componente importantissima, speriamo di migliorarci e di dargli tante soddisfazioni. Pinussia, sindaco di Guardavalle, in tribuna con tanti tifosi del Guardavalle, la squadra è seguita? È seguita perché è ritornato un po' l'entusiasmo dei vecchi tempi, abbiamo un bel gruppo di giovani ragazzi e la maggior parte dell'uovo, abbiamo un bravo allenatore ed è ritornato, come dicevo prima, l'entusiasmo giusto per poter dare delle soddisfazioni al nostro pubblico, ai nostri tifosi, perché insomma fanno parte di quella categoria di sportivi che hanno avuto tanto, adesso rivogliono un po' tutto quello che hanno perso in questi anni. L'amministrazione è vicina alla squadra? Certamente, non poteva non essere così, infatti ci siamo subito attivati nella rivisitazione dello stadio perché era stato un po' abbandonato, quindi abbiamo fatto dei buoni lavori sia sul manto erboso sia anche su tutta la struttura, e quindi abbiamo anche dato la possibilità alla squadra di potersi allenare su un campo vero.